Plinio racconta che nel 263 a.C., nel corso della prima guerra punica, il console Valerio Messala catturò la città greca siciliana di Catina, la moderna Catania, e portò a Roma un grande bottino, incluso un orologio che collocò su di una colonna presso i Rostra, nel Foro Romano. Questo fu il primo orologio pubblico di Roma e rimase a lungo l'orologio ufficiale della città, sebbene, essendo stato progettato per Catania, fornisse l'ora sbagliata per Roma. Finalmente, 99 anni dopo, il censore Marcio Filippo ne fece erigere a fianco uno più preciso. Ma che tipo di orologio era quello di Catania? Se andiamo in giro per siti archeologici e musei, oppure se guardiamo mosaici e rilievi, potremo notare diverse tipologie di meridiane e orologi solari. Grazie a due scrittori antichi, Vitruvio e il suo commentatore del III-IV secolo, Marcus Ketius Faventinus, possiamo anche conoscere i nomi antichi di questi strumenti. La prima tipologia è il cosiddetto plinthium o lacunar, una meridiana piana tracciata su di un supporto sopraelevato. Un bel esemplare è conservato al Museo di Aquileia. Era inciso su di una lastra di marmo col bordo rialzato, e alcuni studiosi pensano che fosse connesso a riti sacrificali. La particolarità di questa meridiana è che ha inciso tutto intorno i nomi dei venti. È possibile che sullo gnomone fosse installato un indicatore della direzione del vento. Una seconda variante è il Discus Implanitia, una meridiana verticale. La particolarità delle meridiane verticali è che il disegno del percorso dei giorni varia a seconda della direzione in cui è rivolta la superficie su cui è tracciata la meridiana. La Torre dei Venti di Atene è un edificio ottagonale nel Foro di Atene, sulle cui 8 pareti laterali sono tracciate 8 differenti meridiane verticali che funzionavano in momenti differenti della giornata. L'interno della torre, incidentalmente, conteneva un altro orologio di cui parleremo in seguito. La terza variante di meridiana piana è il Pelechinum. Menzionato da Vitruvio, è identificato dagli studiosi con un frammento conservato al Museo di Altino, provincia di Venezia, e alcune raffigurazioni su dei mosaici. Si tratta di una meridiana composta da due lastre sagomate, unite perpendicolarmente per un lato, con lo gnomone disposto sulla sommità. La particolarità di questa variante è la forma sagomata delle lastre e il fatto che per funzionare doveva essere ruotato di 90 gradi a mezzogiorno, in modo che al mattino funzionasse una metà della meridiana, al pomeriggio l'altra. Il principio alla base del funzionamento della meridiana è la riproduzione del movimento apparente del Sole in cielo tramite l'ombra proiettata dallo gnomone su di una superficie. Il movimento del Sole consiste in una serie di archi nel cielo che, proiettati su di una superficie piana, formano una serie di iperboli in un disegno intricato. Se la superficie è invece una sfera, allora il percorso dell'ombra dello gnomone è lo specchio perfetto del movimento del Sole in cielo e si semplifica in una serie di andamenti rettilinei paralleli. Un esempio di meridiana sferica è lo Skapen, inventato da Aristarco di Samo nel III secolo a.C. Si tratta di una semisfera scavata in un supporto in cui è piantato un gnomone. Ogni giorno l'ombra dell'ognomone percorre un arco della superficie della sfera che è parallelo agli archi degli altri giorni. L'arco corrispondente agli equinozi è una semicirconferenza massima della sfera e si trova a metà tra gli archi dei solstizi. Le linee delle horae sono ortogonali rispetto a quelle dei giorni. Il problema dello Skapen è pratico, si può leggere solo guardandolo dall'alto e quindi deve essere installato in basso. L'Hemicycium ha sempre una superficie sferica scavata nel supporto, ma essendo stata rimossa la parte della semisfera che non è toccata dall'ombra, può essere letto anche dal basso e per questo motivo era spesso collocato su di una colonna, in modo da poter essere leggibile a distanza. È possibile che il primo orologio di Roma, quello catanese portato da Messala, fosse proprio un Hemicycium. Un'altra variante dello Skapen, visibile dal basso, funziona in modalità inversa. Ovvero la meridiana è orientata in modo da essere in ombra, ma sulla sommità ha un foro da cui passa un raggio di sole. Il puntino luminoso proiettato sulla griglia dei giorni e delle ore indica l'ora corrente. C'è infine un orologio solare a superficie sferica che tecnicamente non è una meridiana. È
è noto come orologio solare sferico a terminazione d'ombra, oppure più semplicemente orologio di Matelica, dal nome della località di ritrovamento. Questo orologio è in effetti un vero e proprio modello della Terra, che viene illuminato dal Sole in maniera simile al modo in cui il Sole illumina la Terra. Il sistema di lettura dell'ora e di indicazione del giorno dell'anno è alquanto complicato, ma molto interessante, ed è ben spiegato da un video del comune di Matelica che metto tra i link. Gli antichi astronomi studiarono altri due tipi di meridiane che proiettano l'ombra dello gnomone su superficie curve concave, come il cono e il cilindro. Nelle meridiane cilindriche il cilindro è disposto di solito verticalmente. Nelle meridiane coniche il cono può essere singolo o sdoppiato in due parti, una usata per la mattina e una per la sera. Questa scelta aveva motivazioni estetiche, non funzionali. Non è un caso che queste tipologie di meridiane siano state introdotte in epoca ellenistica e poi si siano diffuse in periodo romano, in quanto è in questa epoca che si compiono gli studi sulle coniche, ovvero sulle curve che si possono ottenere tagliando un cono con dei piani inclinati. Circonferenze, ellissi, parabole e iperboli compaiono all'interno dei tracciati orari delle meridiane a superficie piana e curva e sono la dimostrazione di una capacità scientifico-tecnologica degli antichi di immaginare il mondo e di riprodurlo allo scopo di misurarlo.